Chissà se le piace la mela. Andiamo, Lily. Seguitemi, escursionisti, riprendiamo il cammino. Sembra che tu sia un grande appassionato di rocce, non è vero, Moose? Oh, ci puoi giurare. L'unica cosa che mi piace ancora di più che guardarle è scalarle fino alla cima. Andiamo! Basta così, Lily. Ora sarà meglio seguire Moose. Ecco fatto, ho finito. Va bene, Radar, vengo con te. Non capisco cosa ci sia di così importante. Credo che stia cercando di dirle che il suo toast con la marmellata è rimasto attaccato al fondoschiena di Elvis, signore. Oh, è vero, signore, ecco il suo toast. Lo mangia subito? No, non importa, Cridlington. Vado a prepararmene un altro. Sei stato bravissimo, Radar. Gli animali capiscono più di quanto immaginiamo. Chissà da quale parte sono andati. Oh, andiamo, Lily, proviamo di qua. Mammina! Non preoccuparti, Lily, riusciremo a trovarli. Oh no, abbiamo preso la strada sbagliata. Non mi ero accorta di quanto fosse stretta. Avvicinatevi, osservate. Questa grossa lastra di Ardesia è particolarmente... Lily? Cosa? Dov'è finita Lily? Non la vedo. Oh no, è sparita anche Sara. Ho paura che siano rimaste indietro. Lily! Sara! Dove sono andate? Sarà meglio che chiami Sammy il pompiere. Sara e Lily si sono perse sulla montagna di Pontypandy? Sara e Lily si sono perse sulla montagna di Pontypandy! Io vado subito lassù. Lei chiami Tom Thomas, signore. Bene, Sam, d'accordo. Sentite anche voi, puzza di bruciato! La mia casa! Il mio pipistrello! Ma che bella serata tranquilla, Charlie! La trattoria va a fuoco! Fermi, aspettate! Chiamo Sammy il pompiere! Bip, 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 bip. Scansione in corso! Via libera in cucina! Il capitano Steel ha finalmente rinunciato a rubare le mele caramellate! È proprio lì dietro, Elvis. C'è un incendio alla festa dei bambini, presso la trattoria. C'è un incendio alla festa dei bambini presso la trattoria! Forza! Facciamo come dice Penny! La porta è bloccata! Sono intrappolati sul retro! Elvis, prendi la manichetta! Io utilizzerò il piede di porco! Pompiere Sam, ossigeno 100%! Pronto, Elvis? Pompiere Pronto, Sam! Ossigeno 100%! Fate tutti indietro!
alla volta. Prendete la mia mano e camminate accocciati. Così, Mandy, vieni verso di me. Dove sono Sara e James? I bambini sono in salvo, signore. Tenga tutti lontano finché non avremo domato le fiamme. Efficienza pulizia! Salta dentro, Derek, presto! Cintura, ecco fatto. Guarda, sto guidando! Non stai guidando veramente, Norman. Certo che guido veramente. Oh, ecco la chiave. Visto? E adesso cosa dici? Sto guidando veramente o no? È proprio come nel mio gioco! Spero che tu sappia davvero come si guida un'autopompa! Perché? Perché stiamo iniziando a muoverci! Ma la qualità più importante di tutte per un pompiere è sicuramente lo spirito d'osservazione. Un pompiere deve stare sempre allerta ed essere pronto all'azione, e questo vuol dire tenere gli occhi bene aperti. Aiuto! Come si abbassa questo finestrino? Calmati, Norman, e mi raccomando, non premere l'acceleratore! E questo cos'è? È l'acceleratore! Lo hai premuto! Il mio Norman non vedeva l'ora di andare alla caserma dei vigili del fuoco e convinto che otterrà il distintivo da pompiere. Oh, te lo immagini, Trevor! Il mio Norman, un vero pompiere, ne sarei immensamente orgogliosa. Oh, guarda come guida bene il camion dei pompieri! No. Norman, alla guida di un camion dei pompieri! Oh, cielo! Sarà meglio chiamare Sammy il pompiere. E una volta che avrete imparato a fare tutte queste cose, potrete diventare dei bravi pompieri. Fate indietro, esploratori! A quanto pare abbiamo un'emergenza! Hanno visto Norman Price scorrazzare per Pontypandy alla guida di Jupiter per tutti gli incendi. Come sarebbe a dire che hanno visto Norman Price scorrazzare per Pontypandy alla guida di Jupiter? Ma se era qui insieme a noi appena un minuto fa... Sarà meglio che resti qui a tenere d'occhio i giovani esploratori! Attento! Stai andando dritto verso il molo! Oh no, il mio pasticcio! La velocità sta aumentando! Si dirigono verso il molo! Troverò un modo per farli rallentare! Tu va avanti, Penny! Devi chiudere subito la strada e bloccare il traffico! Bene, ricevuto, Sam! Norman, non ti preoccupare, niente panico! Adesso voglio che tu spenga il motore, fallo con calma! Lo spegnerei se sapessi come si fa! Devi girare lentamente la chiave verso di te! Forza, Sam! E adesso devi premere con forza il pedale del freno. Qual è il pedale del freno? È quello che si trova alla tua sinistra. Qual è la mia sinistra? Che domanda, è quella che non è la tua destra. È troppo lontano, non ci arrivo. Ci provo io. Norman, il mio piccolo pompiere.